Quest'Olimpia non la vuole smettere di vincere. Ci sono fatte qualche partitella infrasettimanale, è andata bene anche allo Star Game organizzato dalla FIP siciliana. Una gran bella partita. L'asse Servillo-Bertan funziona ancora alla grande nonostante il campionato sia finito. Le altre, Giulia, Melissari, Lene Certomà, Valeria Meneo, insomma, Fabiana Modeo, tutto molto bello. Sì, sicuramente, c'è da dire, c'è da correggere una piccola cosa. C'erano anche le altre sei delle altre squadre, quindi sicuramente noi dell'Olimpia eravamo in sei e sinceramente volevamo vincere e ce l'abbiamo fatta, era giusto così. Dovevamo continuare questa scia positiva fino all'ultimo. Giornata hai vissuto qui? Sì. Che giornata! È stato divertente, è stato carino, dai, devo dire che. Anche rivedere alcune ragazze che comunque non conoscevo, è stata una bella esperienza. Il coach dell'Indomie Catanzaro Stefano Perrotta ha fatto i complimenti a tutte le ragazze, non soltanto dell'Olimpia chiaramente, e ha detto augura a Reggio Calabria tutto il bene di questo mondo, sperando che possa fare una Serie A di livello. Progetti per il futuro a questo punto? Questo è anche il mio augurio, speriamo di riuscire a far bene, io spero di poter continuare a giocare per l'Olimpia. Insomma, siamo ancora in trattativa, stiamo ancora vedendo come gestire la situazione, però sicuramente se viene fatta una squadra bella competitiva ci sarò, sarà molto piacevole rimanere. L'addetta ai lavori, che differenza c'era tra questa formazione della Calabria e quella della Sicilia? E credo che a livello individuale eravamo più forti perché alla fine non abbiamo giocato tanto di squadra, comunque noi, ma a livello prese singolarmente sicuramente eravamo superiori. Poi ci metti un pochino di gioco di squadra e insomma abbiamo vinto facile. Come hai fatto a vincere la gara di tiro? Facci capire. Ancora me lo sto chiedendo.